La mostra Le sculture nelle raccolte del Museo Revoltella rimarrà aperta fino al 25 aprile. Noi in questa puntata iniziamo a visitarla assieme al curatore del Museo Revoltella, la dottoressa Susanna Gregorat, che ringraziamo per averci nuovamente accolto. È una mostra, dottoressa, che è stata concepita per celebrare, se non mi sbaglio, i 150 anni del museo. Esattamente, la fondazione. Esattamente, la fondazione del Museo Revoltella nel 1872 e quindi il 2022 forniva un'occasione assolutamente imperdibile per poter anche cercare di dare una svolta all'allestimento in generale, in quanto la mostra è allestita su tutti i 6 piani del museo, compresa la dimora storica, e quindi anche promuovere una serie di interventi di restauro molto importanti a partire dalla grandiosa statua alle nostre spalle, ecco, di cui Della quale racconteremo parleremo dopo. sicuramente. E come avete appunto concepito l'esposizione? Da che cosa siete partiti? Da ciò che avevate? Dalla necessità di, come dire, disporre il tutto in un certo modo? Qual è stato proprio l'input principale? Ma sicuramente l'idea di dare la possibilità anche a diversi pezzi che da un bel po' di anni giacevano comunque nel deposito delle opere d'arte, di poter essere rivisti dal punto di vista appunto anche restaurativo, manutentivo, e poter essere presentati quindi al pubblico in un contesto che appunto doveva essere quello di un percorso, diciamo cronologico essenzialmente, ma che si sviluppa soprattutto per punti focali, che ci hanno dato anche la possibilità quindi di riallestire dove si poteva intere sale. Quindi questo è stato un po' la spinta, no? Da più punti di vista. Ecco, partiamo allora. Oggi vedremo le sale, diciamo così, al piano terra. Partiamo da appunto questa che è un po' anche il simbolo stesso della mostra, no? Questa, Certo. la dea Roma, La se non Dea mi sbaglio, Roma, poi la Dea Minerva Roma. di Attilio Selva, è un pochettino anche il simbolo, no? Della mostra stessa e anche la storia di come l'avete posizionata, eccetera, rappresenta poi anche un simbolo anche del vostro lavoro, se vogliamo. Sicuramente, e anche la sfida un po' di cercare di rimettere in gioco un'opera che da quasi 60 anni giaceva nel vero senso della parola in una cassa e che quindi rappresentava anche proprio un tabù, per così dire, anche non si era certi delle condizioni diciamo, dello stato di conservazione, non c'era nessuna garanzia che alla fine potesse essere veramente esposta al pubblico. Perciò veramente è stata accolta un po' come una sfida anche perché in corso d'opera abbiamo visto che la movimentazione stessa di quest'opera che ha quasi 3 metri d'altezza, per un peso che non so neanche dirvi esattamente quanto, potesse essere spostata dal terzo piano al pian terreno dove si trova adesso. Per cui in corso d'opera, per fortuna, è stata individuata proprio dalla soprintendenza, dalla dottoressa Crosera, veramente una ditta molto interessante, la ditta Malvestio, una ditta veneta, un ibrido, diciamo, tra restauratori e movimentatori d'arte, che ha permesso questo miracolo, con uno sforzo che è stato anche ripreso, sono stati diffusi anche diversi video durante lo spostamento, e che anche con l'aiuto dei trasportatori, dei Bonazza, con la gru esterna, ha permesso questo trasporto eccezionale, direi veramente. Sul posto poi, una volta costituito questo basamento, che assolutamente andava realizzato per consentire la sicurezza, garantire l'incolumità di tutti, della statua stessa, e i restauratori hanno riattaccato le braccia che erano staccate e hanno effettuato tutti i lavori di pulitura della superficie, consolidamento nei punti in cui doveva essere consolidata, per aggiungere poi grazie anche all'intervento di un fabbro bravissimo, che ha consentito anche l'aggancio alla parete retrostante, e si è riusciti ad esporla e presentarla al pubblico. Perché, dottoressa, alcune opere, questa è una mia curiosità, si vedono, altre non si vedono, altre giacciono appunto nei depositi? Perché?
perché i casi sono i più diversi, non c'è sempre una regola. Nel caso della Dea Roma di Attilio Selva il problema era la mole. È un'opera che è arrivata come dono dell'Associazione Laureati dell'Ateneo di Trieste a metà degli anni 60, è veramente un'opera inamovibile per quel momento lì. E altre opere perché non hanno un'occasione dal punto di vista del progetto espositivo, non c'entrano in quel momento con determinati allestimenti di una sala o di più sale, quindi le motivazioni sono le più diverse, qualche volta anche lo stato di conservazione, la difficoltà di poterle ripristinare anche per i materiali più diversi, quindi le motivazioni sono le più diverse. Ecco, le più... Quello che lei diceva anche prima, la mostra è anche appunto un'occasione per, esatto, per rivedere e per ripensarle anche da questo punto di vista. Sicuramente, infatti, diciamo che con l'operazione della scultura dell'anno scorso si è cercato di venire incontro a quelle che sono un po' tutte le caratteristiche del nostro mestiere, come si diceva. Cioè, cercare... Ne avevo colto difatti nel... Ecco, sì. Tenere d'occhio è sicuramente un programma di restauro che dovrebbe essere sostenuto ogni anno per le nostre raccolte di pittura, di scultura, di grafica, nello stesso tempo valorizzarle per poterle presentare al pubblico e poi sempre possibilmente pubblicarle, come è accaduto in questo caso, è seguito comunque un catalogo delle opere d'arte che è un catalogo che non segue la mostra ma cataloga, appunto raccoglie le opere dal punto di vista scientifico di tutta la raccolta scultorea del Museo Revoltella. Prima di visitare l'altra sala, mi viene in mente una domanda: è più difficile allestire una mostra diciamo di pittura o di scultura? Allora, diciamo così, la scultura di per sé, per le sue caratteristiche, ha posto infiniti problemi di logistica, di spostamenti, di sforzo del personale impegnato in questo lavoro, in questo grande progetto. E le opere di pittura possono essere trasportate anche da noi in qualche forma. Sicuramente questo è l'aspetto, diciamo, proprio fisico. Per quel che riguarda poi invece la programmazione, certo, anche l'idea di seguire il progetto, diciamo, deve essere valido fin dall'inizio, ancor più che in un progetto di pittura, perché se si sbaglia è veramente difficile dover cambiare nel corso d'opera il piano espositivo, pone dei problemi non indifferenti. Siamo accanto alla Derelitta di Trentacoste, che ha una storia tutta particolare perché è il primo acquisto del museo. Il primo acquisto, non in assoluto, il primo acquisto alla prima Biennale veneziana nel 1895. Bisogna aggiungere che la Biennale veneziana da quel momento in poi sarà il riferimento continuo per il curatorio per poter incrementare il patrimonio del Museo Revoltella. Questa sala propone, diciamo così, tutta la bellezza effettivamente della scultura diciamo ottocentesca, che si rifà anche al classico. C'è parecchio anche ancora di gusto, se vogliamo, rococò, sì, eccetera, però insomma la cosa più bella da poter fare è proprio cogliere di ognuna delle opere esposte tutti i minimi particolari, insomma rendersi conto che il lavoro di, come spesso succede, quello che magari chi non conosce le cose reputa la cosa più difficile, cioè scalpellare, dar forma, è soltanto la prima parte del lavoro. Ci sono lavori di rifinitura che sono incredibili. Certamente, ed è proprio vero. E infatti è proprio questa caratteristica, anche questa varietà che è stata sottolineata di opere esposte in questa prima sala, che poi è il biglietto da visita, che è stata completamente anche rinnovata anche dal punto di vista cromatico, e la scelta del colore grigio, non casuale, proprio per far risaltare
questa magnificenza del marmo, del bianco, della brillantezza della superficie delle opere scolpite. E sicuramente una varietà anche dal punto di vista, oltre che iconografico, anche dell'importanza delle opere esposte. Non a caso Domenico Trentacoste e la Delle Litte merita veramente un posto di privilegio all'inizio del percorso, perché è stata un'opera capitale dell'intera raccolta, non solo scultorea, del Museo Revoltella. Quindi scelte che in passato sono state determinate dal curatorio, che era l'organo preposto proprio alla gestione del patrimonio e all'incremento, lo è ancora oggi con altre funzioni e altre caratteristiche, aveva effettuato delle scelte veramente di grandissimo pregio, di grandissimo prestigio. Accanto a queste, la scelta di esporre colui che è stato veramente il fautore, l'istitutore, diciamo, di questo posto meraviglioso, che è appunto Pasquale Revoltella. L'abbiamo voluto, in una specie di gioco, se vogliamo, contrapporre le due versioni in marmo, opere di Pietro Magni, del milanese Pietro Magni, alla sua versione in gesso patinato nero, proprio per sottolineare un po', anche dare l'imprinting al percorso e sottolineare l'importanza della figura di questo finanziere, di questo personaggio veramente dalle mille sfaccettature, che è stato il fautore, diciamo, grazie a lui dobbiamo la realtà di questo straordinario museo. La cura, la preziosità di cui discutevamo prima sono esemplificate in questa scultura di Donato Barcaglia, che si intitola La preghiera, ed è impressionante perché si notano proprio diversi toni, non so se il termine è corretto, tra la pelle, la veste della donna in preghiera e anche addirittura poi sotto il cuscino, esattamente. Quindi la difficoltà dello scultore, mi ricollego anche alle differenze tra una mostra di pittura e una mostra di scultura, emerge proprio la difficoltà dell'artista scultore nel dover rendere in maniera monocromatica la diversità, la differenza delle varie superfici. Esattamente come rilevato, appunto. Quindi il trattamento delle vesti, che è veramente in questo caso impressionante, la cura dei particolari qua sopra poi può passare inosservata, la cura nel trattamento dell'incarnato, diciamo, della pelle della ragazza, rappresenta veramente il clou di quello che era anche il precetto così legato alla seconda metà dell'Ottocento nell'ambito artistico, di un raggiungimento del dato realistico della verità, veramente di grandissima levatura, ecco. E tra l'altro le opere di Donato Barcaglia, non tanto La preghiera quanto La vergognosa, che è un po' più in là in questa sala, e poi ancora lo scenografico gruppo della donna che trattiene il tempo, che è esposto al quarto piano, sempre dello stesso artista, sono state tra le primissime opere acquistate, questa volta sì, al di là della Biennale Veneziana, dal Museo Revoltella, dal curatorio che si era appena costituito alla fondazione del museo. 1872. Alle nostre spalle la ninfa Urisina. La ninfa Urisina. La ninfa Urisina, che, come racconta bene il nome, celebra la realizzazione del grande evento della realizzazione del nuovo acquedotto di Urisina a metà dell'Ottocento. Nella commissione, diciamo, nella società che in qualche modo aveva gestito questa nuova scoperta, questa nuova fondazione, era inserito anche il barone Revoltella. Allora non era ancora barone, il Pasquale Revoltella, che, come in moltissime altre anche attività, iniziative per il miglioramento della sua città d'adozione, aveva, appunto, si era dato da fare, era rimasto molto attivo.
E la traduzione in scultura è proprio quella che noi vediamo alle spalle, realizzazione di Pietro Magni nel 1858, e la raffigurazione allegorica dell'acqua che fuoriesce dall'oscurità della roccia e che incontra la città di Trieste con i piedi in acqua, la vedete, con la testa turrita, e quindi accoglieva questa magnifica fontana con il suono dell'acqua, accoglieva tutti i visitatori, gli ospiti di Casa Revoltella che arrivavano in carrozza proprio in questa zona, in questo atrio della sua residenza magnifica. Mi sorge un'altra curiosità. Come si manutengono le sculture? Che tipo di accortezze bisogna avere? Sia per quelle che sono esposte che per quelle che sono appunto nei depositi. Diciamo così, come per le opere di pittura, dovrebbero essere sottoposte periodicamente a una depolveratura, una pulizia superficiale molto, molto poco invasiva, quindi semplicemente con dei pennelli morbidi, nei casi più in cui la polvere abbia già attecchito sulla superficie, con delle tamponature, diciamo, con acqua demineralizzata, e dopo cercando ovviamente di, diciamo così, togliendo la polvere in maniera periodica, si dovrebbe riuscire ad evitare l'intervento più invasivo, ecco, quello più importante, più invadente. E dopodiché dipende moltissimo dove l'opera si trova esposta, e tutta una serie di variabili che appunto determinano lo stato di conservazione. Ed è più difficile manutenere una scultura o una pittura? Ma anche qui dipende tantissimo dai materiali, dipende moltissimo nello stesso modo anche dall'opera di pittura, se che tipo di pittura è stata impiegata, dipende dall'epoca, dipende veramente da tanti fattori che presuppongono appunto per ogni opera d'arte un progetto a sé stante molto dedicato. Ecco. Chiudiamo questa prima puntata dedicata alla mostra accanto a un bozzetto del Canova. Del Canova, un bozzetto di tutto rispetto, si direbbe l'immagine, diciamo, di Napoleone Bonaparte nelle non vesti di Marte Pacificatore, che tra l'altro aveva fornito appunto la partenza per delle sculture monumentali, di cui abbiamo appunto l'esempio all'Accademia di Brera, nel cortile a Milano, e a Londra nell'Apsley House, in due versioni diverse, ma il tutto partiva proprio da uno dei vari bozzetti, tra cui questo del Museo Revoltella appunto. L'opera, tra l'altro, diversi anni fa, adesso mi sfugge l'anno, era stata anche prestata al Musée du Louvre a Parigi, aveva viaggiato eccezionalmente, perché generalmente non si fanno viaggiare le opere tendenzialmente in gesso, soprattutto per una questione chiaramente di sicurezza e di incolumità dell'opera. E quindi sarà stata un'operazione piuttosto, come dire, complessa, anche il viaggio l'imballaggio e tutto. Ecco, generalmente le sculture, tra l'altro, e forse questo non tutti lo sanno, nei casi appunto di partenza delle opere, soprattutto in bronzo, viene fabbricata una vera e propria, diciamo, una sorta di scultura all'incontrario, in materiale conservativo, ma che si può anche scolpire, proprio per fare in modo che l'opera viaggi all'interno di una cassa in questa sorta di gabbia, nella maniera più sicura possibile, ecco, che non, appunto, non possa vibrare, non possa spostarsi nel viaggio. Quindi anche questo è un aspetto dietro le quinte, diciamo, della movimentazione delle opere d'arte, e in particolare delle sculture, è molto interessante. Perché poi il lavoro dietro le quinte, sia nell'allestimento di una mostra, così come per esempio anche in un allestimento teatrale, è quello che noi non vediamo,
che vi vede coinvolti in prima persona e che forse è affascinante tanto quanto la mostra allestita. Ma questo non c'è dubbio, e che in qualche modo comporta anche delle ansie, delle inquietudini, cioè, ma sì, che sicuramente rendono questo lavoro assolutamente unico. Nelle prossime volte che verremo qui, magari vedremo dunque anche l'evolversi del concetto stesso di scultura. E c'è stata anche, ecco, e chiudiamo con questa domanda, vediamo se la formulo correttamente, c'è stata anche una evoluzione o un cambiamento, immagino sicuramente, nell'attenzione del Revoltella nei confronti della scultura nel corso degli anni? Sicuramente, e sicuramente lo si può enucleare, individuare nel momento in cui fu proprio lo scultore Marcello Mascherini, che per molti anni, diversi decenni, membro del curatorio, a determinare proprio un indirizzo di acquisizioni veramente indirizzato soprattutto, diciamo non esclusivamente, ma soprattutto alla scultura. E quindi questo sarà sicuramente materia, argomento delle prossime puntate. Sì, sicuramente.